Abbiamo l'onorevole Nino Strano, assessore regionale al turismo. Voglio vedere quanto mi riempie il cuore. Direttore, come sono? Va bene. Come mi trovi? Sta un po' stanco. Dunque, bello. Un po' stanco, però... Io chiedo scuse al mio amico Antonio Di Stefano, qua io mi devo fare una piccola chiacchierata. Prego, prego. Siccome Nino Strano sfonda lo schermo, e ha avuto sempre, quando ci ha onorato della sua visita, tanti consensi nei telespettatori, forse pensavano che era come Franco Cera, nella sua facile parola, la sua cultura, la sua chiarezza. Pertanto si prende la platea e anche il palcoscenico. Ora noi dobbiamo fare domande specifiche e risposte specifiche, dopo possiamo sprologuare quanto vogliamo. Premesso che io difficilmente do ragione ai politici di lungo corso. Con la questione di Tauro Minarte, io pubblicamente, nei miei telegiornali, quando tu eri a bivaccare all'estero, alla faccia mia, io ti ho dato ragione e condivido quello che c'è. Stasera dobbiamo uscire il ragno dal buco. Convinto come sono che tu hai fatto la legge nel 2002, quando eri assessore regionale, per fare la fondazione, per consentire che Tauro Minarte non navigasse a vista, ma disponesse delle risorse per poter andare avanti e programmare. Tauro Minarte com'è, non vale niente, si perdono soldi, è una festa paesana, mentre una fondazione con una logica, questo è un'altra cosa. Premesso altresì che io ritengo, conosco Nino Strano bene e mi gioco la lingua in diretta, che non è facile, che lui, non dico che adora Taormina, è in tutte le sue componenti quanto suo figlio, ma poco ci manca. Lui ha un amore fuori misura da sempre, tant'è che si sacrificava a fare anche in un periodo storico il sindaco di Taormina. Pertanto, come opera Nino Strano, opera nell'interesse di Taormina, della Sicilia, e prevale il grande amore che ha per Taormina, per l'arte, per il cinema, per le belle cose. Siccome è un uomo di spessa cultura, è all'altezza, è competente, difficilmente. Nella vita militare tu non hai fatto perché era raccomandato. Il barbiere faceva l'infermiere. Ah, l'hai fatto. Il barbiere faceva l'infermiere, l'infermiere faceva il sarto e così via. Nino Strano, che è competente, è all'assessorato all'agricoltura. Al turismo. Al turismo, scusa. un lapsus freudiano. Il sindaco di Taormina, che è l'unico che è avanti, ha fatto una delibera per fare la fondazione assieme alla provincia regionale di Messina, al comune di Messina e al comune di Taormina. Assereganno non è che è già stata fatta, ma un atto si conclude quando si va dal notaio, che si registra, e saranno tutte e tre venerdì dal notaio. Convinto come sono che dovrebbe decidere il peso della responsabilità, non chi comanda, il peso della responsabilità lo dovrebbe avere chi paga, e Taormina finora, se la regione non esce i soldi, non fa pure la cussa di cani. Ho reso vedere. Come stanno le cose? Posso? E hai diritto. Ho qui davanti innanzitutto, ma non è una captatio benevolenze, io quando tu mi chiami corro perché ho l'onore di essere una televisione libera ed è un privilegio che avere un editore come te libero che rinunzia in... L'editore è mia figlia. E beh, chiunque sia della tua famiglia, e mi consta di persona che a volte tu rinunzi anche a delle proposte degli enti pubblici pur di rimanere libero di poter parlare come parli con grande compiutezza circa diversi argomenti. Poc'anzi sentivo che parlavi con uno degli amministratori che noi abbiamo nominato in giunta di sanità, ma ti ho sentito anche parlare di altri problemi, di trasporti, di agricoltura alla quale tu facevi poc'anzi riferimento, ma spesso tu parli di Taormina e quando parli di Taormina mi chiami sempre perché sai perfettamente, e ho l'orgoglio di dirlo, che su Taormina ho sempre puntato non come obiettivo politico ma come qualcosa da continuare ad amare, perché
a ciò, lo dico fino alla noia, ad amarla mi insegnarono i miei genitori, a farlo ho continuato io, è una città che amo moltissimo e che ha tantissime luci, qualche ombra che sfortunatamente non si riesce molto spesso a disarticolare, che è un'ombra di chiusura verso esperienze nuove. C'ha tanti attuti a Ormina, guarda, io sono stato di recente, come tu dicevi, non alla faccia tua, ma anche per portare benefici alla Sicilia in alcune riunioni all'estero, presente in una il mio amico presidente Gianfranco Fini, e ho visto come quando si parla di Sicilia il nome di Taormina è strettamente collegato, anzi è il primo nome che viene, prima a volte anche di Palermo o dell'Etna, subito l'immagine va su Taormina. La capitale del turismo di Sicilia, io direi uno. La capitale del turismo, infatti lo dimostra anche il numero enorme di posti letto che viene, investimenti importanti. In questi giorni sappiamo che una grossa compagnia alberghiera, la Orient Express, ha realizzato un investimento importante. Ha comprato due alberghi. Esattissimo, degli amici in Francia con i quali stanno in queste ore discutendo anche sull'assetto del personale. Ecco, badiamo sempre che una delle cose da salvaguardare oltre al livello turistico e le presenze è il personale. E io mi batterò fino alla noia, scusami Sesula, da quanto stavamo discorrendo circa Taormina, ma ci ritorneremo subito, perché non ci siano più i mesi morti, perché i lavoratori taorminesi, e non soltanto taorminesi, non abbiano a soffrire di quei mesi morti di chiusura degli alberghi che spesso pagano appunto questi lavoratori dismessi. Abbiamo approvato anche una legge, quella del De Minimis, che speriamo possa col mio sostegno essere, col sostegno del Presidente Lombardo, essere rifinanziate nel bilancio 2010, in modo che si abbia questo tipo di provvidenza. Però io lancio veramente un grido di dolore quando penso che qualche albergo chiuda. Come? Stringo la mano con forza, e non voglio qui lodare qualcheduno piuttosto che altro, non sarebbe carino fare il nome degli alberghi, conduttore, ma ci sono degli albergatori che anche in presenza, e lì la scommessa, l'imprenditore deve scommettere, è troppo bello che come la Fiat, quando tutto gli viene facile, Scaiola ieri diceva, con le provvidenze che abbiamo dato in questi anni alla Fiat l'avremmo potuta comprare 2-3 volte, e invece ogni volta ricaschiamo noi, dico classe politica, in un errore che è quello del sostegno disarticolato alle imprese, che poi se ne frega e chiude gli alberghi. Quindi a mio avviso l'imprenditore deve scommettere, e come qualche imprenditore, anche se ha un cliente, deve restare aperto, perché poi deve fare la media con i mesi, se non ce la fa chiude, ma non possono pagare né i lavoratori né gli enti pubblici. Ad ogni buon conto, questa è una mia particolare idea con la quale mi confronto anche con l'associazione albergatori. Certo, mi rendo conto delle difficoltà, Rino, di alcuni albergatori che non ce la fanno. Però anche qui, se non vi è un disegno complessivo, ad esempio su Taormina Arte, il disegno complessivo a mio avviso manca. Non vi è una articolazione. Prima di entrare su Taormina d'Arte me lo consenti una presentazione. Tu ti ricordi, perché mancato non il dimosso, hai i tuoi anni, ti ricordi perché tuo padre ti portava a villeggiare a Taormina assieme ai tuoi fratelli? Hai visto la storia, Saccio? Taormina prima era aperta d'inverno e chiudeva d'estate. Oggi è per 60 giorni aperta d'estate. Bisogna riportare, e non c'è solo che ognuno deve